Eccoci qui, buongiorno amici bianconeri, amici gobbi, grandi gobbacci. Allora, sai, i saluti sono da Minorca, dove mi sto facendo qualche giorno di vacanza in viaggio di nozze. Oggi comunque ho avuto il tempo di sentire la conferenza stampa di Kostic e alcuni video e commenti youtuber, miei tra virgolette colleghi. Io, per dire collega, ho appena iniziato, quindi conto su di voi nei mi piace, nelle iscrizioni al canale, affinché ci possa essere un seguito a questo mio approccio, chiaramente se vi piace. Allora, parliamo della conferenza stampa di Kostic e poi mi voglio soffermare un po' anche sul mercato della Juve e appunto su alcune situazioni di alcuni youtuber. Allora, conferenza stampa di Kostic, più o meno le solite banalità, le solite domande: sei contento di essere juventino? Cosa ti ha portato a venire alla Juve, non a West Ham? Hai parlato con Vlahovic, che assist vorresti fare a Vlahovic? Insomma, le banalità giornalistiche che veramente sono ormai negli anni veramente pietose, pietose, a livello proprio di classe professionale, cioè quella dei giornalisti sta diventando veramente una cosa, a parte del lecchinaggio continuo e costante, ma poi le banalità più assurde. E l'abbiamo visto anche in questi 2 anni su altri argomenti un pochino più importanti. Cosa vuol dire essere lecchino in certe situazioni? Torniamo a calcio. Allora, Kostic sicuramente è un ottimo acquisto per la Juve, è un giocatore che si esprime bene, chiaramente in fascia, ma questo penso lo sappiate tutti, è un buon assistman, l'amico Allegri l'ha definito un calciante, quindi evidentemente da lui ci aspettiamo punizioni, calci d'angolo, eccetera, per vedere un attimino di mettere palle di un certo livello per i nostri attaccanti. Il ragazzo comunque ha un'età ancora considerevole, arriva, se vogliamo, con tutto rispetto per le squadre precedenti, al grande calcio, solo adesso, se consideriamo chiaramente la Juve una grande squadra. Comunque possiamo considerare una grande società con una certa storia, anche se ultimamente mi sto perdendo qualcosa, perché tutto quello che è stato fatto molto, ma molto bene sulla scia, se vogliamo anche di Calciopoli, ma comunque il lavoro fatto da Moggi e Giraudo, quando poi siamo arrivati allo stadio con Conte, che con quattro giocatori ragazzi ha dato un gioco, ha dato velocità, ha dato personalità, ha dato grinta, ha dato tanto a livello di gioco, e ha fatto rinascere praticamente lui la Juve, no? Poi sull'onda lunga è entrato Allegri. Il problema di Conte qual è? Che il Conte è un po' come Ronaldo, è fondamentalmente un egoista, quindi lui pensa alla fine ai suoi successi, e la squadra vince per merito di Conte, quindi questo poi ha creato un pochino dei problemi e c'è stata chiaramente rottura. Poi lui è fissato sulle campagne acquisti, ricorderete tutti i 10 euro e 100 euro, quindi ha poi lasciato il tempo che trova, e anche un addio brutto per un giocatore capitano, un giocatore anche di livello molto molto importante, sfortunato nel periodo degli europei quando si ruppe. Ma come allenatore cosa gli vogliamo dire a Conte? Non vorremmo mica paragonarlo con il nostro amico Allegri, cioè tra i due uno allenatore, l'altro forse è un gestore, ma voglio anche vedere poi nel lungo periodo come andrà. Ho scritto ad un collega youtuber, che non faccio il nome per chiaramente rispetto, no? Gli ho detto: ma tra tutte le riduzioni di stipendio che la Juve sta mettendo in atto, dove si vuole ridurre il monte ingaggi, visto il periodo che abbiamo avuto, eccetera, eccetera, ma com'è possibile che abbiamo fatto un contratto di 4 anni a 9 milioni di euro ad un allenatore, non ad Allegri, ad un allenatore, no? E mi è stato risposto: sì, ma mica Allegri gli ha puntato la pistola in faccia per farsi fare quel contratto, appunto, quindi è un aggravante, cioè quindi noi non, tra virgolette, spendiamo per i giocatori,
e diamo tutto in mano ad una persona e continuiamo a non capire che l'allenatore non è la Juve. La Juve è un'altra cosa. Cioè, focalizzare sempre tutto su un'unica persona è uno dei grossi errori. Adesso noi Allegri, volente o nolente, che faccia bene o che faccia male, questo rimane 4 anni, 3 anni, esonero, ma tanto poi lo devi pagare, non è che si riduce l'ingaggio. Quindi, dopo un anno fallimentare, data la colpa chiaramente a Paratici, data la colpa agli altri chiaramente, nessuno si è preso la responsabilità dell'anno fallimentare dell'anno scorso, mentre l'amico Pirlo con molto meno si è portato a casa due coppe. Vabbè. Andiamo avanti anche su questo. Quindi, considerando questa situazione, noi oggi ci troviamo ad avere una squadra col Sassuolo senza i nostri due top player, perché chiaramente sono infortunati, come spesso capita ai giocatori della Juve. E quello che ci stiamo chiedendo e arrovellando la testa è se dobbiamo tenere o meno i giovani. Tre giovani sono troppi. Non possiamo dare spazio a questi tre giovani. Nella realtà dei fatti, ragazzi, vi ricordate che l'anno scorso eravamo corti di rosa a un certo punto, non che mancavano i centrocampisti? Non ricordate il motivo? Tutti rotti. Avere ragazzi giovani, magari al J-Medical li vedono di meno, magari i nostri super preparatori tecnici riescono a spaccarli di meno, magari i giovani hanno una capacità di recupero maggiore rispetto a quello che può essere comunque un Pogba, quello che può essere un Di Maria, eccetera. Ok, quindi anche qui ragioniamo, non investiamo sempre tutto su un'unica cosa per non fare poi un errore gravissimo. Sento addirittura voci che vogliono vendere Zaccaria e McKennie, cioè altri due giocatori unici, all'interno del nostro contesto girano queste voci. Spero che siano cazzate, perché vendere McKennie o Zaccaria significa veramente brancolare proprio così. A meno che cedi uno dei due, ma poi ti porti a casa Zaniolo. Ecco, allora uno dice faccio un sacrificio, ma arriva un altro livello. Io non è che posso rinunciare a McKennie e a Zaccaria per un Paredes qualsiasi, dove Rovella può fare serenamente il Paredes senza nessun tipo di problema, ragazzi. Per quanto invece riguarda Miretti, io ritengo che sia l'unico vero top dei giovani, ma proprio top in assoluto che abbiamo. Quindi assolutamente non da vendere. Io lo seguivo già quando era in primavera, era già superiore fisicamente e oggi ha il fisico tranquillamente per fare la Serie A, a differenza di Fagioli, che se li vedete, li mettete insieme, sono due fisici diversi. Quindi Miretti è già pronto, inoltre ha una tecnica sopraffina e una visione di gioco pazzesca. Lui sa già dove mettere la palla, non ha bisogno neanche di stoppare il pallone, ragazzi, sa già quello che deve fare. Miretti è veramente un gran giocatore, è meglio di Locatelli, fidatevi, e lo vedremo nel lungo periodo se ho torto ragione su questa affermazione. Quindi ci avviciniamo tranquillamente quindi alla vigilia col Sassuolo. Oggi Ken ha fatto una sfidella di tiri con Vlahovic e Kostic, sembra in grandissima forma. Vedremo se alla fine riusciranno a mettere a posto il discorso Depay. Attenzione, Depay è veramente un buon giocatore, duttile, però anche lui ha tanti problemi fisici. Ecco, io quello che dico, e non voglio vedere nella Juve tanti giocatori con problemi fisici. Perché nel momento in cui questi continueranno ad esserci, ci troviamo con una rosa scoperta, scoperta, scoperta. Perché bisogna prendere assolutamente, assolutamente ripari e rimedi su questo tipo di discorso. Troppi, troppi infortuni. Quindi i giovani ci potrebbero dare veramente una grossa mano in situazioni critiche, perché poi quelli ci occorrono. Okay. L'Under 23 anche quest'anno ha dei buoni prospetti, nella primavera c'è il turco tedesco che è di gran livello, che farà subito il salto di qualità. Poi abbiamo un bel compagnon molto interessante, l'amico argentino di Soulé, è un ottimo centrocampista, è stato sfortunato perché chiaramente è venuto alla Juve e si è rotto il ginocchio anche lui. C'è che dobbiamo capire ancora quando recupererà Kostic,
quali sono i suoi piani, e poi abbiamo sempre un Caio Jorge, che anche quello ha subito un grosso infortunio, e cercheremo di capire quale sarà poi il suo futuro. Ricordiamo Piazza, un altro che è venuto con grande prospettiva, un ottimo giocatore che aveva debuttato alla grande in Champions League, e anche lui crack. Troppi crack nella storia della Juve. Forse un minimo di riferimento a queste situazioni andrebbero fatte. Va bene ragazzi, da Minorca oggi vi saluto. Vado a prendermi un mojito, lo condividerò con tutti voi, amici gobbi. Fino alla fine, forza Juventus!